È un mistero che ormai perdura da 43 anni, abbondanti. Da quel giorno in cui venne annunciata l'improvvisa scomparsa di un uomo che era piaciuto a tutti, che si proponeva come l'uomo del sorriso, l'uomo del dialogo e che improvvisamente, senza che ci fossero state avvisaglie di alcun genere, scompare, lasciando un'intera comunità, la comunità dei cristiani cattolici, nel dubbio e nello smarrimento. Parliamo di Albino Luciani, Papa Giovanni Paolo I, il primo Papa a scegliere il doppio nome, mai nessuno prima di lui, il primo Papa a rompere dei tabù, a dire che Dio non è solo padre ma anche madre, il Papa che si era presentato come un personaggio anche di rottura nei confronti della Chiesa precedente, una Chiesa fatta non solo di dogmi, non solo di rituali secolarizzati e soprattutto di una sorta di immobilismo. Doveva essere un Papa innovatore, rinnovatore anche, ma un Papa che dura solo 33 giorni. E su quella morte per tanti inspiegabile, se ne sono dette di ogni colore. Ma chi era Albino Luciani? Era un uomo delle montagne, era nato a Canale d'Agordo nel Bellunese, lì era cresciuto, zone aspre, montuose, anche piuttosto povere, poi era entrato in seminario, aveva svolto tutta la classica trafila, poi era diventato vescovo di Vittorio Veneto e da lì aveva cominciato quella che si potrebbe definire la scalata ai vertici, quindi acquisendo sempre più una posizione chiara, precisa all'interno della Chiesa, ottenendo degli attestati di stima già durante il Concilio Vaticano II, quello aperto da Giovanni XXIII e chiuso poi da Paolo VI. Montini, il suo predecessore, ma lo si saprà solo dopo, era diventato anche, tra le altre cose, cardinale, patriarca di Venezia, una vecchia tradizione che risaliva ancora ad Aquileia e Grado. Ebbene, Albino Luciani si è sempre posto come l'uomo del dialogo, l'uomo del sorriso, l'uomo della bontà, l'uomo capace di dialogare con tutti. Meno che con certe persone. Persone che lui aveva incontrato nel corso già del suo mandato da patriarca di Venezia e che rincontra dopo la sua elezione al soglio di Pietro. Elezione che avviene ufficialmente il 26 agosto del 1978. Paolo VI è già morto da un po', Paolo VI che aveva inaugurato un lungo pontificato. Anche questo comunque dettato da diverse aperture, pensiamo che Paolo VI fu il primo Papa a viaggiare effettivamente all'estero durante il proprio mandato. E poi la morte improvvisa di Paolo VI, comunque annunciata dei suoi problemi di salute, che apre un nuovo conclave. Un conclave in cui non si sa quale sarà la direzione presa dai cardinali, soprattutto per quello che sarà la strategia futura della Chiesa. L'elezione di Albino Luciani, di quel cardinale venuto dal nord-est dell'Italia, quel cardinale con una storia così povera, povera di famiglia alle spalle, che sapeva parlare agli ultimi, pare dare appunto un segnale ulteriore, un segnale molto molto deciso, la volontà di andare oltre quello che era già stato i primi segnali di Paolo VI, quelli che erano stati i segnali incoraggianti di Giovanni XXIII, che aveva parlato alla gente, aveva parlato alle famiglie, aveva parlato ai bambini. Eppure un pontificato che dura pochissimo. Pochissimo perché sono 33 giorni, non è il pontificato più breve della storia, ma poco ci manca. 33 giorni molto intensi, 33 giorni in cui Albino Luciani capisce tutte le difficoltà
di reggere la tiara pontificia. Tutte le asperità che si nascondono all'interno delle mura leonine, e ce ne sono veramente tante. Tra le altre cose, Albino Luciani ritrova un personaggio con cui si era scontrato qualche anno prima, quando era patriarca di Venezia. Quel personaggio si chiama, anzi si chiamava, perché nel frattempo è morto anche lui, Paul Casimir Marcinkus, monsignore americano, vescovo, messo a capo dell'Istituto delle Opere di Religione, chiamato impropriamente Banca del Vaticano, perché la vera banca del Vaticano è l'APSA. Si erano scontrati Marcinkus e Luciani proprio quando Luciani era patriarca, perché Marcinkus aveva avallato la cessione del Banco Cattolico del Veneto all'Ambrosiano, all'Ambrosiano retto da Roberto Calvi, famoso banchiere di Dio. Un'operazione finanziaria che non era piaciuta ad Albino Luciani, soprattutto perché era stata svolta all'oscuro di quelli che erano gli azionisti di riferimento del Banco Cattolico del Veneto, cioè le diocesi del Veneto e del Friuli, che da sempre si servivano di quella banca per depositare i propri fondi e le offerte dei fedeli. È un qualcosa che non era piaciuto ad Albino Luciani. E già in quella situazione, lui, il patriarca di Venezia, e quell'oscuro vescovo giunto da Cicero, Illinois, si erano scontrati anche in maniera abbastanza aspra. Marcinkus soleva dire che la Chiesa non si manda avanti con le Ave Marie e che senza i soldi non si fa nulla, neanche la carità. Due visioni completamente diverse, non solo del cristianesimo, ma anche del pragmatismo quotidiano. All'interno appunto del Vaticano, Albino Luciani lo ritrova Marcinkus. È chiaro, non c'è simpatia, non può esserci simpatia. Ma ci sono anche degli altri personaggi che non sono eccessivamente soddisfatti e contenti dell'elezione di Albino Luciani. C'è ad esempio il cardinale Jean-Guillaume, il potentissimo segretario di Stato Vaticano. Nemmeno lui è entusiasta dell'arrivo di Albino Luciani, forse perché pensava di poter avere sempre maggior potere con un papa più accondiscendente e meno interventista, per quanto lo stesso Jean-Guillaume sia, potremmo dire, condannato, visto che è già malato di tumore e di lì a poco scomparirà. Il vice di Jean-Guillaume lo ritroveremo più avanti, è il cardinale Agostino Casaroli, un altro nome molto pesante all'interno del Vaticano. Sarà lui poi a ereditare la segreteria di Stato. Sono personaggi, tutti quelli che ho citato, che bene o male Albino Luciani deve imparare a conoscere un po' meglio in quei suoi giorni da nuovo portatore dell'anello piscatorio. E c'è anche un fatto che si verifica pochi giorni dopo la sua elezione. C'è un periodico, si chiama Osservatore Politico, per tutti è semplicemente OP, che pubblica con tanto di copertina dedicata un'inchiesta su una presunta loggia massonica in Vaticano, cioè una specie di schiaffo assoluto proprio al Soglio di Pietro. La massoneria che è scomunicata nel XVIII secolo e che è sempre stata vista dalle gerarchie ecclesiastiche come un fumo negli occhi, non accettando i dogmi appunto religiosi cattolici, sarebbe presente con una propria loggia popolata tra l'altro di prelati all'interno del Vaticano stesso. Che sia una diceria, che sia una provocazione di Mino Pecorelli, direttore di OP, che siano suggestioni, o che ci sia un fondo di verità, Albino Luciani vuole vederci chiaro, fa avviare un'indagine che però, i cui risultati lui non vedrà mai. Vedrà mai perché il 28 settembre del 1978 Albino Luciani si corica, come sua abitudine abbastanza tardi. Si dirà che si sia portato a letto un libro di imitazione di Cristo. Anche questa poi si rivelerà essere una vera e propria speculazione. Qualche ora dopo il Santo Padre è morto e la notizia getta nella costernazione miliardi di cattolici in tutto il mondo. Un Papa che muore in carica dopo appena 33 giorni di pontificato.
un record ovviamente negativo, un qualcosa che fa riflettere e soprattutto fa pensare e fa anche aprire una sorta di porta dell'inferno per quello che riguarda tutte le varie teorie cospirative. La prima idea è che Albino Luciani sia stato ucciso, magari con del veleno, oppure che sia stato soffocato, ma da chi e perché? Certo, volendo, i moventi non mancano. L'abbiamo detto, Luciani era un papa diverso dai predecessori, era un papa un po' rivoluzionario, era un papa che poteva non piacere a tanti cardinali. Ma che un cardinale o un gruppo di cardinali possano arrivare all'omicidio, beh, mi risulta abbastanza grossa come ipotesi. E poi come? Si parla di una tisana avvelenata, si parla di veleno del dentifricio, si parla appunto di un soffocamento. Le ipotesi sono tantissime. C'è un giornalista britannico, David Gallop, che scrive un libro, un pamphlet, che sarà un bestseller e oggi è letteralmente introvabile. Si intitola Il nome di Dio. È un'inchiesta sulla morte di Albino Luciani, un'inchiesta che scava in quelle che potevano essere le motivazioni da parte dei tanti nemici di Albino Luciani, ma che non fa piena chiarezza. Quello che è certo è che il Papa muore e che soprattutto non viene eseguita l'autopsia. Viene mummificato, come avviene per tutti. È anche abbastanza in fretta. Bisogna dire che le tesi di David Gallop fanno comunque abbastanza presa sul mondo cattolico e non solo. Perché Gallop fa nomi e cognomi, parla di Jean Viaud, parla di Agostino Casaroli, parla soprattutto di Paul Casimir Marcinkus. Gallop fa intendere che sia stato proprio Marcinkus a ordire un complotto per far uccidere Albino Luciani. Il movente? Semplice. La già annunciata volontà dello stesso Luciani di riformare interamente le finanze vaticane e allontanare il più presto possibile Marcinkus da Roma. Sarebbe questa la motivazione che avrebbe spinto quel vescovo americano di origine lituana al passo decisivo, al patto luciferino, alla volontà di uccidere i rappresentanti di Cristo in terra. Però appunto non ci sono prove, non ci sono prove perché non c'è un'autopsia, non c'è un esame tossicologico, non si sa se effettivamente Albino Luciani sia stato ucciso con del veleno, forse anche una digitalis, che come si sa lascia poche tracce. Eppure, quando Albino Luciani viene trovato esanime nel proprio letto, oltre al dolore del personale del Vaticano, partono le più disparate teorie. Alcune di queste faranno presa anche nell'ambiente mafioso. E tant'è vero che qualche anno dopo un pentito di Cosa Nostra, Vincenzo Calcara, rivelerà ai giudici che anche all'interno di Cosa Nostra si mormorava della volontà di uccidere quel papa così scomodo che si poneva contro certi gruppi di potere, perché non c'è solo Marcinkus, c'è Roberto Calvi, c'è la P2, c'è il banchiere della mafia Pippo Calò, c'è veramente un sottobosco di personaggi piuttosto equivoci a voler essere buoni. Ebbene, anche le dichiarazioni di Vincenzo Calcara però non trovano un'adeguata controprova. Non c'è un elemento che possa chiarire se Albino Luciani sia stato o meno ucciso. Le tesi investigative che partono in maniera alternativa negli anni successivi indicano invece il fatto che Albino Luciani potrebbe essersi sentito davvero male quella sera, che possa aver accusato un attacco di cuore, un attacco cardiaco, aveva già avuto problemi di cuore in precedenza e nella sua famiglia le cardiopatie erano presenti storicamente. Quindi potrebbe essere stato un malore, malore fatale, malore magari accompagnato da un'omissione di soccorso. Luciani si sarebbe sentito male, avrebbe chiamato aiuto, ma nessuno sarebbe andato a soccorrerlo. Oppure Luciani si è sentito male, ma nessuno lo ha sentito urlare, non l'ha sentito invocare aiuto. Queste sono le due tesi predominanti nella morte di Albino Luciani, Papa Giovanni I.
Quello che è certo è ciò che avviene dopo. Dopo avviene un fatto straordinario. L'elezione del primo pontefice non italiano dopo praticamente mezzo millennio. Toccherà a un polacco, Karol Wojtyla. Giovanni Paolo II sceglie di chiamarsi come il predecessore, quasi a voler indicare una volontà di prosecuzione di un mandato precoce interrotto. Ma il pontificato di Giovanni Paolo II sarà molto diverso, innanzitutto sarà molto lungo, perché va dal 1978 fino al 2005, sono tanti anni. Ma non è solo una questione di durata del mandato. Giovanni Paolo II sarà eletto, si dice addirittura con i voti determinati dell'Opus Dei, Opus Dei cui lo stesso Giovanni Paolo II accorderà l'agognata prelatura personale di lì a qualche anno, facendo dell'Opus una congrega potentissima. Ma sotto il pontificato di Karol Wojtyla ci saranno altre congreghe che cresceranno molto. Pensiamo ai Legionari di Cristo piuttosto che ai Focolarini. Movimenti che all'interno della Chiesa diventano come delle correnti che muovono potere, soldi e ovviamente personalità. Sotto il pontificato di Giovanni Paolo II si arriverà alla chiusura del grande scandalo I due Ambrosiano, prima la scoperta delle liste, in cui però non ci sono nomi di altri prelati. Poi la tragedia del Ponte dei Frati Neri, il ritrovamento del cadavere impiccato di Roberto Calvi, il crack dell'Ambrosiano, le lettere di patronage che erano state rilasciate da Marcinkus a tutela dell'enorme debito che la Banca del Vaticano aveva con l'Ambrosiano, oltre $1 miliardi, quel debito che porta a fondo l'Ambrosiano, che sarà costretto a ripartire solo grazie all'interessamento di un pool di banche che si farà carico di buona parte della sua attività. Sarà un pontificato inizialmente molto balbettante, quello di Giovanni Paolo II. Un pontificato macchiato dalle accuse di collusione con i regimi del Sud America, l'Argentina dei generali, il Cile di Pinochet. Sarà un pontificato almeno inizialmente molto marcato dall'anticomunismo. Lo stesso Giovanni Paolo II a un certo punto avrebbe minacciato di trasferirsi a Cracovia, nella sua Cracovia, per supportare in prima persona Solidarnosc, il sindacato guidato dal suo amico Lech Walesa, che si sta opponendo in quei mesi al regime di Jaruzelski. Dopo ci sarà un altro pontificato Wojtyla, con la caduta del muro. Sarà un pontificato più aperto, meno militante, anche meno militare per certi versi. Un pontificato più sorridente, un pontificato più improntato al ramo spirituale e meno alla politica. Ma allora c'è da domandarsi, tutto ciò l'avremmo visto anche con Albino Luciani, anche Giovanni Paolo I, oppure Albino Luciani aveva idee diverse, non avrebbe mai cercato lo scontro diretto con l'Unione Sovietica e i suoi regimi, non avrebbe mai subito un attentato come quello di Alieczka in Piazza San Pietro, non si sarebbe mai speso per proteggere fino all'ultimo i responsabili del crack dell'Ambrosiano. Chi può saperlo? La storia ha deciso in maniera alternativa che Albino Luciani sia stato ucciso o che sia morto per una cardiopatia improvvisa e ovviamente non soccorsa. Non potremo mai sapere cosa avrebbe potuto fare quell'uomo di Canale d'Agordo che si proponeva col sorriso, con la bontà, con un animo leggero e una voce dolce nei confronti sia dei suoi fedeli che di tutto il mondo. Non lo sapremo mai perché non ha fatto in tempo. Non farà neanche in tempo a conoscere le risultanze di quell'inchiesta che aveva ordinato sulla presunta loggia vaticana. Un'inchiesta che poi produrrà un dossier al cui interno si ritroverà il nome di Marcinkus, ma non solo il suo, il nome di tanti
cardinali e tanti prelati, alcuni dei quali vedevano in Albino Luciani effettivamente un avversario, per non dire un nemico. Sono passati più di 43 anni da quando Albino Luciani si è spento. E ancora oggi non solo non sappiamo come siano andate davvero le cose, ma non sappiamo nemmeno cosa Albino Luciani avrebbe potuto e soprattutto voluto fare per migliorare una chiesa cattolica, che stava attraversando un periodo di grandi contrasti, di grandi cambiamenti e che necessitava di una guida sicura, ma forse diversa, sia da Montini che da Wojtyla.